Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo di una batteria di vini un po' particolare. Perché particolare? Perché ho deciso di parlarvi di una offerta commerciale di vini di un famoso discount di cui potete facilmente indovinare di chi sto parlando dalle immagini che scorreranno mentre sentite la mia voce. Perché ho deciso di parlarvene? Perché molto spesso si ha un po' timore nel comprare determinati vini nella grande distribuzione e immaginiamo poi a livello di discount. Magari possono esserci delle dicerie, ci potrebbero essere delle stranezze, però nella realtà poi se si va ben a guardare si può anche scoprire qualche cosa di interessante. Allora, partiamo dal presupposto che ovviamente stiamo parlando di vini non top di gamma, quindi sgombriamo subito il campo da una prima obiezione che sicuramente molti di voi potrebbero fare, ma ovviamente il prodotto discount è rivolto a un determinato target di pubblico e quindi difficilmente possiamo trovare delle bottiglie costose o di marche conosciute. Molto spesso la scelta che fa il supermercato, in questo caso il discount, è quella di o rifornirsi da cantine minori, quindi piccole produzioni, oppure far produrre dei vini da cantine magari più blasonate o comunque che sono rivolte a dei numeri importanti di bottiglie, con una sorta di rebranding dell'etichetta, quindi con un'etichetta leggermente diversa rispetto a quella che invece il produttore utilizza per proporre i suoi prodotti. L'offerta del discount in questione è molto variegata, ci sono diversi tipi di vino. Partiamo subito magari da quelle che possono essere delle stranezze o quantomeno delle cose un po' bizzarre che possono saltare all'occhio. Nel mentre che ve le descrivo, scorreranno delle immagini che ho fatto appunto durante la mia visita a questo discount e come potete vedere, potete notare due vini di nome abbastanza altisonante, un Brunello di Montalcino e un Barolo, venduti a delle cifre tutto sommato molto basse per quello che è normalmente il prezzo di questi vini. Il Brunello è a 16,99 euro, invece il Barolo è a 9,99 euro. Ora, ecco, forse qui qualche dubbio in effetti ci viene. Non tanto che siano che non rispettino le caratteristiche, credo che comunque rispettino il disciplinare e quanto è messo previsto, ma sicuramente a questi prezzi qualche cosa c'è. Non ho mai avuto modo di assaggiarli, quindi non mi esprimo perché non parlo di qualche cosa che non ho bevuto, ma sicuramente un prezzo così basso per dei vini di questo nome non mi invoglia sicuramente ad avvicinarmi. Tuttavia si possono provare e vedere se la differenza rispetto a un Brunello o a un Barolo più di fama sono così evidenti. Quindi, sgombrate il campo da queste, diciamo, particolarità molto grossolane. Anche per fare esempio, adesso qui non l'ho ripreso, ma c'era anche l'Amarone a 13,99 euro, quindi cifre tutto sommato molto molto basse per vini che normalmente sono top di gamma. Passiamo invece a dei vini magari conosciuti o anche non conosciuti, però con dei prezzi interessanti, e di alcuni di questi li ho anche bevuti e quindi vi posso dire se qualitativamente vale la pena. Allora, delle 5 bottiglie che vedete qui abbiamo 3 bianchi e 2 rossi, quindi abbiamo per i rossi abbiamo un Cannonau e un Refosco dal peduncolo rosso, un Roma e un Müller Thurgau
come bianchi, e ho preso anche questo Côte du Rhône, quindi un vino anche francese, perché ogni tanto questa catena fa la settimana delle varie nazioni, e normalmente quando propone la settimana francese propone anche vini appunto di transalpini, di Oltralpe. Che dire, per tutte queste 5 bottiglie, così andiamo direttamente un po' al fattore dirimente che è il prezzo, ho speso la bellezza di 14,85 euro, che detto così sembra un po' una cosa strana. In effetti, prese singolarmente, se fossero bottiglie di marca o comunque di cantine famose, sicuramente non pagheremmo meno di 8-9 euro a bottiglia per dei vini corrispondenti. Tuttavia, qui invece l'offerta propone questi vini con questi prezzi molto aggressivi. Andiamo un po' a parlarne facendo una rapida carrellata. Partiamo dal vino più costoso, se così si può dire, che è il vino francese, costo di 3,49 euro, quindi un prezzo quasi da vino da tavola, da un normale vino da tavola. Che dire, probabilmente non è il Côte du Rhône migliore al mondo, ma sicuramente si difende. È un vino che si può tranquillamente bere, chiaramente non ha degli spunti molto particolari, però se volete provare, ecco, questa qui l'idea potrebbe essere quella di: voglio provare un vino francese, non ne ho mai bevuto uno, voglio quantomeno averne un'idea. Ecco che questa bottiglia con una cifra molto bassa vi fa, tra virgolette, togliere lo sfizio ed eventualmente farvi un po' capire dove i francesi puntano. Chiaro che se dovete portarlo a una cena o portarlo per un evento speciale, vi consiglio di evitare un vino simile, ma rivolgervi magari a un'enoteca per qualche cosa di un po' più rinomato. Passiamo invece alla batteria italiana, quindi i nostri 4 vini italiani. Detto che sui 2 bianchi, anche qui sono 2 bianchi molto di fascia un po' più bassa, quindi già comunque il Roma non è una denominazione particolarmente pregiata. Normalmente un vino più da tavola, un vino più semplice da tutti i giorni, e quindi e ricalca comunque quello che è la natura di questo vino. Per quanto riguarda il Roma, 2,99 euro la bottiglia, quindi anche qui siamo su delle cifre molto molto contenute, e anche così come il Müller Thurgau, tutte e due vengono 2,99 euro. Questo Müller Thurgau, sinceramente, ecco, qui qualche cosa avrei da ridire. Non è sicuramente diciamo ottimo, c'è sicuramente di meglio. C'è da dire che quest'annata, ad esempio, un 2018, quindi potrebbe anche scontare un po' di giovinezza, però sì, insomma, non ve lo consiglio, ecco. Magari il Roma sì, come vino da tavola, mentre invece il Müller Thurgau lo lascerei volentieri sullo scaffale. Mentre invece, parlando dei 2 rossi, ecco, sui rossi devo dire la verità, non sono malvagi, sono 2 rossi interessanti. Costo, allora, per il Cannonau 2,99 euro, mentre il Refosco 2,39 euro addirittura. Che dire, il Refosco è, secondo me, è un buon prodotto, cioè fatto bene, non ha nulla da invidiare ad altri rossi. Per questa cifra è sicuramente una buona bevuta, ha delle tonalità interessanti, degli sapori interessanti. Vi consiglio di provarlo, ecco, se vi dovessi consigliare, sicuramente il migliore di questa batteria. Il Cannonau è Cannonau, nel senso che il Cannonau di suo deve essere un vino che deve piacere di base, quindi non a tutti piace, però se piace sicuramente vi consiglio di provarlo. Anche qui immaginatelo come un vino da tavola, quindi non come un vino di top di gamma. Prendetelo in questa maniera, quindi
volete bere un vino quotidiano, ecco che sicuramente piuttosto che bere un vino più meno blasonato, il Cannonau potrebbe essere una buona scelta. Bene, ho fatto questa breve carrellata per darvi un po' un'idea. Eventualmente, se siete interessati per questi vini, potrei anche fare delle degustazioni abbinate, cioè prendere magari un vino un po' più blasonato dello stesso tipo, fare la comparazione e andarvi a far capire quali sono le differenze. Fatemelo sapere nei commenti se siete interessati a queste prove e soprattutto se avete voi anche voi esperienza di acquisti nel discount o comunque in supermercati con questi tipi di prezzi. Per oggi anche la nostra, diciamo, degustazione / presentazione di vini termina qui. Se il video vi è piaciuto, un mi piace è gradito, condividetelo con i vostri amici e se avete qualche dubbio o qualche domanda o qualche perplessità, l'hashtag AskTheWine è sempre a vostra disposizione. Vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità, ogni tanto guardando anche al prezzo. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.